tutti, ciao Francesco, benvenuto su Nerdando. Ciao, ciao a tutti. Grazie mille per aver accettato il nostro invito, per cui se sei pronto, cominciamo. Cominciamo Cominciamo dall'inizio. dall'inizio. Perfetto. Chi sei? Come ti chiami? Forse troppo inizio così. Cos'è? Troppo inizio così. No, no, beh, insomma, posso... Sì, no, Francesco Mei, Francesco Francesco Mei, Mei. sono Francesco Mei. Insomma, doppiatore di medio raggio, medio livello, che gravita appunto attorno alla piazza di Milano, soprattutto. E niente, grande appassionato di videogiochi e anche videogiocatore, Oh, ecco, finalmente. abbastanza, non spessissimo, Tempo però permetterà. molto appassionato, molto appassionato. Va bene, tu sei anche attore, giusto? Lavori in teatro? Ho visto che hai fatto qualcosa Sì, dedicato a Mozart. oramai purtroppo sempre un po' meno perché è molto complicato lavorare in teatro, cioè sì, è complicato per riuscire a ottenere o fare delle cose interessanti e riuscire anche a viverci veramente, non facendolo il sabato e la domenica. Bisogna fare molti sacrifici, forse al di là di quelli che poi ci si può veramente permettere. Io non ho una storia anche teatrale abbastanza potente da potermi permettere chiavi d'accesso così particolari per poter entrare in questo ambiente piuttosto che in quest'altro, ma come tanti colleghi o attori o aspiranti attori o anche attori magari che hanno lavorato molto negli anni passati, però è molto molto difficile, per cui sì, insomma, la mia attività teatrale si è un po' ovviamente ridotta e vabbè, insomma, viva il doppiaggio a sto punto. Assolutamente, lunga vita al doppiaggio. E ti manca il teatro? Sempre, sì. Quanto è Il teatro. importante calcare le scene per un doppiatore? Ma guarda, in realtà no, puoi dire proprio per un attore. Secondo me la cosa è questa qua, nel senso, se il teatro è la tua provenienza, o comunque è il tuo ambiente, non ne puoi più fare a meno. Cioè, non esiste mai il momento in cui non vorresti farlo, non vorresti essere lì, perché proprio è talmente completo, emozionante, che se magari passano anche 4-5 mesi che non sei in scena, ti viene comunque voglia di farlo, devi fare per forza uno spettacolo, devi stare in teatro perché è bellissimo, perché è fantastico, è qualcosa di veramente irripetibile, è un'emozione incredibile che non ha nessun tipo di pari con nessun'altra arte, nemmeno il cinema ti può dare, ti dà altre cose, il doppiaggio te ne dà tantissime altre, perché comunque è una cosa che io adoro e fa veramente parte della mia vita, però il teatro rimane comunque qualcosa, una sorta di necessità, un bisogno che hai. Al di là, come dire, poi dei testi che poi vai a fare o dei personaggi che vai a rappresentare, è proprio l'ambiente in generale a cui non ti puoi sottrarre, non ne puoi fare a meno, non ne puoi veramente fare a meno. Capisco, Così. io ho un minimo di esperienza amatoriale di quando ero giovane, quindi so di Beh, anche a me che adesso emozioni giovane. parlo. Io, no, prima, quando No, non fin sei più quando giovane. non ho più la pazienza. Allora io sono finito. Per cui sì, so a quale emozione ti riferisci, perché l'idea, la sensazione di calcare il palco, vedere il pubblico che appare dall'altra parte, intravedere le espressioni, restando concentrato sulle emozioni da trasmettere, insomma, sono tutte cose che effettivamente ha solo il teatro. Però è vero che comunque anche il doppiaggio si basa tantissimo sull'emozione, perché deve Oh, arrivare. assolutamente, certo. E comunque io, a me piace pensare, nella mia ovviamente piccola e ristretta esperienza che possa avere io, però è comunque
una sorta di specializzazione di alcune cose che puoi ovviamente apprendere, magari anche grazie, anche sicuramente grazie al teatro che puoi forgiare attraverso questo tipo di esperienza. È chiaro che comunque il doppiaggio è soltanto vocalità, doppiaggio, comunque lavorare al microfono, ecco, diciamo più in generale, insomma, il lavoro al microfono fa in modo che tu utilizzi soltanto la tua vocalità, non hai il corpo. E quindi, come dire, è una sorta di specializzazione che utilizza tante cose che magari appunto servono anche in teatro, ma è un po' più settoriale, ecco. Il teatro è tutto il resto, è anche tutto il resto. E ci racconti come hai iniziato a doppiare? Ma in realtà per caso, come in realtà tutta la mia piccola carriera fino ad ora, ma no, nel senso che ero molto appassionato, insomma, così, e capitò, insomma, che il mio insegnante di teatro del liceo, io non ho fatto nessuna scuola in realtà, né di doppiaggio né di teatro. Ho cominciato come tanti ragazzi, insomma, con i corsi di teatro del liceo, quelli che, insomma, vedi, pure tu, eccolo, eccolo là. E l'insegnante che avevo lì per quei 3 anni, insomma, che l'ho fatto dalla terza liceo fino alla quinta, in realtà mi ha dato un sacco di occasioni, mi ha insegnato tantissime cose, probabilmente io ero anche molto, come dire, più aperto magari di altre persone che avevano fatto più o meno gli stessi corsi, mi piaceva moltissimo, e lui mi diede i primissimi contatti con questi due studi che c'erano a Bologna. Uno era il Florian a Bologna e l'altro era Studio Archi, un altro, insomma, piccolo studio con cui tutt'oggi collaboro per fare anche videogiochi in realtà, perché qualcuno era passato anche da loro. In realtà poi a Bologna c'era stata, dopo la CTO, mi pare, che era non so se è stata una delle prime grandi società di localizzazione, che era quella delle prime avventure grafiche della LucasArts, Ah sì. insomma. C'era una società, la società, insomma, localizzava anche videogiochi e credo che avesse organizzato anche i primi doppiaggi. Allora Synthesis non credo che esistesse ancora e non esisteva neanche Binari Sonori, cioè era veramente un mercato esageratamente vergine e molto stretto, perché poi non c'era tutta questa esigenza di avere. Però con le avventure grafiche era nato un po' appunto il fatto che, non so se tu ti ricordi, ma Indiana Jones, Sam & Max, lo stesso, come si chiama l'altra avventura di Guybrush Threepwood, era Monkey Monkey Island. Island. E allora, insomma, Stupendo. con questi due studi, guarda, io credo che il primissimo turno di doppiaggio di videogioco che ho fatto, o i primi due, adesso non mi ricordo quale era venuto prima, uno fu il Splinter Cell Chaos Theory, e poi ce n'era un altro che era tipo Brother in Arms, un gioco di guerra. Brother in Arms. Sono stati i primi due, e appunto in uno, appunto, mi ci aveva mandato questo mio insegnante Dario Turrini, che insomma lui aveva fatto qualcosina, altri avevano fatto altre avventure grafiche, così, quindi lui aveva lavorato un po' per loro e io ero stato un po' inserito così da lui. E poi, e invece nell'altro, in Splinter Cell, niente, c'era un'altra, io avevo fatto un programma con due pupazzi, sarà stato tipo il 2003 forse, all'Antoniano. E niente, insomma, per dirti come in realtà sono andate tutte le cose della mia vita, io facevo la voce di uno di questi due pupazzi di questo programma per bambini,
che non ha visto ovviamente nessuno, grazie al cielo. No, no, non è vero. Però sì. Praticamente Dario Oppido, che è un altro doppiatore molto, molto bravo, molto, molto conosciuto, sempre anche lui di Bologna, lavorava anche lui, ha lavorato tanti anni in Antoniano e negli anni precedenti faceva le vocine dei cartoni animati dello Zecchino d'Oro. Quell'anno che noi registravamo quel programma di Pupazzi, lui non poteva esserci. Il fonico, appunto, non sapeva chi chiamare e allora chiamò me e l'altro ragazzo che faceva l'altra voce dell'altro pupazzo. Ah, ma bravi, ma qui, ma bravi là, ma perché non, io adesso vi segnalo a Dario perché so che sta facendo questo progetto di questo videogioco. E quindi appunto Dario che cercava anche voce ovviamente su Bologna, gente che potesse venire lì a fare il gioco. E così appunto feci Chaos Theory. Da lì poi dopo, insomma, avevo conosciuto Riccardo Rovatti, che è un altro doppiatore della zona Bologna, che mi portò a Milano a fare qualche turno. Uno dei primi studi a cui andai era proprio Synthesis. Ti parlo del 2005, fine 2005, credo, sì. E andai a fare un provino e dopo un po' di mesi mi chiamarono a fare ovviamente quelli che loro chiamano Barks, cioè Le voci di contorno. esatto, i soldati, quelle menate lì, grande feeling. Io per me era il raggiungimento di un sogno, perché poi sai, sempre da videogiocatore, insomma, che non incallito, però insomma, a cui piaceva moltissimo, caso, fare parte comunque della squadra. Anche soltanto del soldato che muore o che dice granata, era bellissimo. È cominciato così. Io quel granata mi sa che l'ho sentito in un Modern Warfare, possibile? Guarda, io credo che granata tu l'abbia sentito, cioè, se l'hai sentito solo lì, io sono felice per te. In ogni gioco c'è granata. Almeno un granata c'è sempre. Sei sempre tu che si gira in tutti i videogiochi, condannato a No, non lanciare sono io. granate per tutta la vita. Altri condividono con me questo grosso fardello, però granata è proprio una bellissima battuta. Arriva una granata, lancio una granata, tutte battute fantastiche. Ogni volta che lo ridici, poi per un altro gioco, ogni volta che c'è un Call of Duty, che c'è un Battlefield, Battlefront, che cazzo sia. Quando vedi granate è un po' come sentirsi a casa, insomma. Ecco. Oddio, ecco, c'è granata. O granata o cecchino. L'altra Cecchino. battuta, cecchino. C'è un cecchino, cecchino, cecchino! Molto bello, molto bello. E Non sai vabbè. quanto ti sto invidiando in questo momento. Oh, guarda un po'. Senti, restiamo sempre sul doppiaggio in generale, poi dei videogiochi parliamo un pochettino più tardi, più nel dettaglio, parlando di qualche titolo. Sì. Allora, dunque, tu fai anche cartoni animati, serie TV, programmi per la televisione, no? Compari Sì. in, ad esempio, Extreme Makeover Home Edition, giusto? Sì, avevo fatto anche quella roba, ma sai, di quelli che chiamiamo docu reality o reality, insomma, adesso non so in realtà il genere come venga definito, però ne facciamo veramente a carrettate, è un po' la base, ma sia a Milano, che comunque rappresenta veramente una grossa fetta del lavoro che poi come doppiatori, insomma, andiamo a fare, ma sia anche a Roma, insomma, dove comunque passano anche film e serie TV, ovviamente di serie A, ma anche lì comunque, cioè, insomma, rappresentano la base, come dire, del mercato, danno veramente tanto, tanto lavoro e si sono sostituiti, insomma, come perlomeno appunto numero e come solidità anche di mercato a tanti altri prodotti. Insomma, le serie TV adesso sono sì tante, ma non sono abbastanza, cioè, da poter nutrire tutto il mercato che è diventato molto, molto grande.
Adesso a Milano, secondo me, saremo 300-350 doppiatori. È un bel A numero. Roma sono molti di più, secondo me, sono più di un migliaio. E come dire, per dare lavoro anche più o meno continuativo a tutta questa gente qui, la struttura, diciamo, ossea, sono appunto questi reati. Scusa, mi ho interrotto. No, figurati, assolutamente. Sì, appunto, dicevamo, hai lavorato in questi docu-reality, c'è anche Hell's Kitchen, mi pare, una Sì, delle... Masterchef, adesso c'è tanti di Discovery, uno che si chiama Fast and Loud, un altro che abbiamo doppiato adesso pochi mesi fa, prima delle vacanze, si chiama Agenti Property Los Angeles. Agenti Property Los Angeles, agenti immobiliari che vendono case a Los Angeles, ce n'è di tutto. Di tutti i tipi, di tutte le fatte. E possiamo considerarlo un prodotto di fascia bassa? Beh, non è doppiaggio, cioè nel senso, se tu intendi il doppiaggio puro, cioè prendi ad esempio appunto di un film tipo Birdman, no, non è quello, certo. È un po' più, come dire, meno di recitazione, più, come dire, di volume, ecco. Volume nel senso di quantità, ecco. Non si ricerca ovviamente il labiale, non si va alla ricerca di una recitazione magari particolare, ma proprio perché non ci sono attori che lo fanno, non c'è un copione. Quando tu, come attore cinematografico vai americano, mettiamo, vai a studiarti un copione e costruisci un personaggio, fai un certo tipo di lavoro ed è chiaro che poi in sala, quando vai a doppiare, ti ritrovi comunque un attore che sta recitando. La maggioranza di questi format che ci sono fatti da gente della strada, da gente del settore. Magari non voglio sindacare sulla giustezza o meno delle loro posizioni, cioè chi appunto fa il cuoco, chi fa quello che aggiusta le macchine, chi fa il pescatore, chi fa l'avventuriero, sono comunque magari persone che lo fanno veramente nella vita, ma non sono attori. E quindi parlano come parliamo io e te adesso, e come fa, cioè non puoi doppiarlo. Cioè nel senso, sì, però non puoi tenerti il labiale, insomma, diventerebbe un lavoro, non è neanche quello lo scopo del format. Cioè nel senso che non ti interessa, insomma, non c'è recitazione, non è che deve arrivarti un messaggio, è un prodotto più di consumo, sicuramente, certo. Chiarissimo. Tra le serie invece mi risulta che tu ne faccia una bellissima canadese che non ha mai visto nessuno tranne pochi nerd, che è Vikings. Ah, è vero, sì, Giusto? Vikings. No, E davvero, non l'ha vista Tarantino. nessuno, che No, peccato. no, questa era una battuta. In realtà non ho idea assolutamente del numero di spettatori. Sì, So però che è stata distribuita sulla piattaforma digitale Rai 4 la prima stagione, mentre la seconda e terza stagione è stata distribuita on demand su una piattaforma a pagamento. attenzione, questo non lo sapevo Queste neanche io. sono informazioni che ho trovato in giro, magari sono false. No, guardi, io purtroppo l'ho scaricata illegalmente. Ecco qua, l'ho detto, l'ho scaricata illegalmente, Ma in per cui italiano o in originale? In italiano perché il gusto di avere almeno, insomma, qualche altro Sullo strato. compare piratesco c'è, per cui che l'ha messo in italiano, per cui io me le sono viste così, anche perché non ho la televisione, quindi non, perlomeno per la prima stagione non avrei veramente saputo come fare. Effetto fa risentirsi? Bello, insomma, quando il prodotto è bello, magari sei sempre lì a vedere dov'è che sbagli, come anche la potevi fare. Però se la serie è carina, poi dopo un po' ci abitui e vuoi vedere come va la storia, insomma. Se è doppiata bene, se anche i colleghi che lavorano con te, insomma, hanno fatto il loro lavoro, come in Vikings, per esempio, allora poi dopo, insomma, magari puoi apprezzare più o meno
Se hai fatto un bel lavoro, se quella cosa lì non ti è piaciuta, lì avrei fatto meglio, lì è corta, lì non ci stava, forse avrei fatto meglio a fare quello. Però poi dopo un po' chi se ne frega, insomma. Senti, questo te lo chiedo perché è proprio una curiosità mia personale. Sì. Il problema che credo abbia ogni essere umano che lavora da tanti anni in un settore, quale che esso sia, è la deformazione professionale. Per cui tu vedi una cosa che ha fatto qualchedun altro, legittimamente, assolutamente, però ti viene da pensare come l'ha fatta, come l'avrei fatta io, mi piace come è stato fatto, prendo spunto, no, questa roba è inguardabile. Capita anche a te, immagino. Sì, assolutamente, ma è bello che sia così, cioè nel senso perché comunque magari hai più strumenti, forse anche più tecnici, poi non voglio dire più giusti, perché poi magari appunto può essere, cioè una scelta magari anche controversa può essere più giusta di un'altra e non c'è un criterio oggettivo per definire, cioè ci sono ovviamente delle oggettività anche nel doppiaggio, però poi su certe scelte piuttosto che altre magari uno può condividerle o meno, però come dire, poi diventa una cosa soggettiva. È chiaro che avendo a disposizione più strumenti tecnici, diciamo, è chiaro che magari stai più attento, insomma, ad alcune cose, o magari guardi anche cioè, per prendere, insomma, per tenerti anche tu magari delle cose che vedi, insomma, ci sono tanti doppiatori molto bravi da cui veramente si può rubare, insomma, e quindi è una cosa bella, cioè, insomma, sì, c'è giudizio, ovviamente, magari anche alle volte potente, ecco, diciamolo così, però sì, insomma, non è una cosa, lo si fa quasi automaticamente, ma come tu magari o come qualsiasi altro professionista nel suo campo lo fa quando vede qualcosa che ha successo o meno nel proprio campo e lo dici, bah, aspetta, guarda. Questa cosa qui secondo me non è così perché guarda lì ha fatto sta roba qui e non è vero. Insomma fa schifo, non si fa, insomma. Ti è mai capitato di trovarti in mano qualcosa che ti facesse veramente schifo, dal punto da dire no, io sta roba non ce la faccio a dirla, o litigare con un direttore del doppiaggio, o... No, mai, ti sei sempre trovato a tuo agio con le battute. In realtà no, allora con i direttori no, io non ho mai avuto esperienze appunto di scontro o di qualcosa, è chiaro che magari la stanca può arrivare, cioè nel senso che comunque ci sono prodotti magari che ti mettono alla prova, soprattutto magari nei reality, ecco per esempio, quando ovviamente devi veramente correre molto, quindi devi fare molto materiale proprio perché sono tutti a ridosso della messa in onda. E allora magari le traduzioni, l'adattamento non sono buoni, quindi fanno perdere tempo che ovviamente non dovrebbe essere speso in sala. Questo ovviamente spezza un po' il ritmo e non essendo prodotti ovviamente di alta recitazione, non è il fare magari la stessa battuta la 20ª volta per ricercare un tipo di perfezione, un tipo di suono. Lì devi comunque chiudere il turno perché quella roba va in onda, quindi non è che puoi cischiare, insomma. E il fatto che non ci sia una buona traduzione, o che ne so, magari anche tu, come dire, ti sei svegliato male, sei stato, o è una giornata no, e non ce la fai, sbagli, ti incespichi, c'hai schifezze, insomma, e non vai, quindi magari ti incazzi, sì, insomma, che io mi arrabbio in sala con me stesso, anche un po' così per gioco, sì, mi piace moltissimo. Però no, non è mai accaduto realmente. Che io magari sia stato frustrato, che comunque ci siano stati momenti in cui uno dice no, vabbè, io voglio andare a casa, sicuramente, poi alla fine si chiude sempre tutto e quindi per ora è andata così, poi magari domani è finita. Senti, ti sei mai cimentato con quello che sta dall'altra parte del vetro? Come, scusa, non ho Ti capito. sei mai cimentato con il lavoro che c'è dall'altra parte del vetro?
dello No, stadio. no, direzione mai, Ti no. interesserebbe o non hai tra i capelli? Più avanti, non adesso. Adesso mi piace molto fare quello che faccio. E poi io credo che, appunto, per dirigere bene, cioè per essere un bravo direttore, veramente ci voglia molta esperienza e molta sensibilità che io personalmente forse ancora non mi sento di avere, o comunque uno non sono. Appunto, non sono, grazie a Dio, arrivate occasioni, e due sarei comunque un po' in difficoltà, perché dirigere comunque un attore non è mai semplice. Cioè, insomma, no, non sento, sicuramente è una cosa che mi interesserebbe fare, non adesso. Adesso sono contento così. Va bene. Senti, ancora un paio di domande prima di passare ai videogiochi. Una Sì. molto tendenziosa ed è Vai. probabilmente il neo, no? Noi, insomma, io come ti ho detto anche prima, amo molto il doppiaggio e tutto ciò che riguarda questo universo, però ecco, la platea del pubblico è piena di detrattori del doppiaggio. Sto parlando dei puristi della lingua italiana che puntano il dito contro il famoso doppiaggese e neologismi strani o comunque semplicemente dicono no, io questa cosa devo vederla assolutamente in lingua originale perché la traduzione non è all'altezza. Ma guarda, hanno un po' ragione tutti e un po' nessuno. Nel senso, allora, per chi critica il doppiaggio, che gli vuoi dire? Cioè, nel senso, allora, quando mi si viene a dire, per come la vedo io, il doppiaggio non è legittimo, ecco, questa è una stronzata, bella e buona. Nel momento stesso in cui tu hai la possibilità di scegliere in che lingua guardarlo, che caso rompi i coglioni? Cioè, nel senso, guardatelo come ti pare, scusami, sono un po' colorito, ma che gli vuoi dire? Cioè, ah no, non si fa. E allora tutte le altre opere che fruisci nella tua lingua e che vengono da altri paesi. Non sto parlando soltanto, cioè che mi viene a dire, vabbè, ma poi sono d'accordo anch'io, perché comunque molte serie TV io le guardo in lingua originale. E magari spesso il doppiaggio non è abbastanza efficace. Benissimo, si può criticare finché ti pare, ma non si può criticare l'operazione di portare nella tua lingua o nel tuo sistema culturale qualcosa che non può essere integrato. Non puoi sperare che tutti sappiano il giapponese o che sappiano il coreano o che sappiano il vietnamita. È impossibile, insomma, o anche lo spagnolo. Non sarebbe possibile. E come fai? Devi per forza ricorrere a un'altra cosa che è traduzione, adattamento, doppiaggio per quanto riguarda i film, che fa in modo che il prodotto sia fruibile anche a te. Poi possiamo sindacare sul fatto che questo lavoro che è stato fatto non è buono, cioè non ha qualità, non ha la stessa qualità, ma non sarà mai uguale, non può essere uguale, cioè il doppiaggio parte dal presupposto che non può essere uguale, perché se no allora fai un altro film e lo fai in italiano, lo fai uguale, quello magari sarebbe la stessa cosa, ma non è uguale, è un'operazione di stratificazione, come dire, del concetto e di immissione attraverso altri canali, altre griglie, altre reti. E dall'altra parte il doppiaggese sì. Un po', secondo me, di ragione c'è, cioè nel senso che ovviamente anche lì però dipende sempre dalla qualità recitativa, cioè nel senso se adesso, come dire, perché quelli, che ne so, il film viene parlato con l'accento del sud americano e allora li facciamo doppiare tutti da siciliani, io ti posso giurare che quel film lì non lo guarderà nessuno, ma non perché il siciliano non sia una bellissima lingua, ma perché non c'entra un cazzo, cioè nel senso, non si può, non è possibile. Quindi un po', come dire, di, tra virgolette, asetticità ovviamente dell'italiano in quanto tale c'è, per forza, esiste, è quello lì. Non è i vari dialetti, non possono essere poi messi tutti insieme, con che criterio, con che roba, non esisterebbe.
tipo Shaolin Soccer. Show? Shaolin Soccer, film cinese su Kung Fu legato al calcio. È stato doppiato in italiano sotto la direzione di Pino Insegno. Attenzione. La scelta che personalmente non condivido perché l'ho trovato insopportabile da guardare. Era meglio in cinese con i sottotitoli, ecco. La scelta è stata quella di utilizzare tutti i dialetti italiani possibili e immaginabili. Quindi è parlato con vari dialetti, chiaramente italianizzati, perché sennò sarebbero incomprensibili, quindi sono cadenze più che dialetti, ed è a mio avviso totalmente inascoltabile. Già il film non è che sia proprio ecco, una perla nell'Olimpo cinematografico, però è un film comico. Probabilmente il materiale a disposizione era Sono tale, per cui è stata fatta questa scelta per far ridere un po' di più, però l'ho considerata una scelta un po' di comodo, facile. Ma però, cioè, vale anche, come dire, mettiamo che il 60% di tutte le produzioni cinematografiche italiane vengono da Roma. E la maggioranza di quegli attori che recitano più o meno grandi, più o meno famosi, più o meno cani, recitano tutti in romano. Non è possibile, è impossibile che il 60% delle cose che vedi in televisione, magari anche di bassa lega, sia a Roma. E la polizia, e gli infermieri, e gli ospedali, è tutto a Roma, è veramente così? Ma non è vero. E allora dovremmo fare anche un altro capitolo per criticare tutto quello che passa di là e che invece magari è ambientato, che ne so, a Varese. Perché non facciamo la serie, della mamma a Varese, dove sono tutti di Varese? Che cazzo se ne frega se sono romani? Basta, basta, romani hanno finito. Discorso poi è sempre quello. Poi che ci siano alcuni vizi che vengono esagerati, su questo sono d'accordo. Cioè, nel senso che alcune cose, cioè quando la recitazione diventa veramente più stanca e si va su alcune facilitazioni, perché poi quello che viene chiamato doppiagese è una sorta di vizio di forma che ti facilita poi il doppiaggio, cioè le intonazioni sono più o meno sempre quelle, il tono e per fare appunto quello intimista, allora devi andare tutto sulle basse, e quello puoi chiamarlo doppiagese, sono sempre quegli effetti lì, sì, sono d'accordo, perché cambiano, insomma, li cambiano gli attori in americano o in qualsiasi film, insomma, appunto stiamo doppiando, proviamo, facciamo delle altre cose, insomma. Ci sono molti attori, insomma, anche famosi, che sono viziati da questo punto di vista. Su questo sono d'accordo. Da lì, a dire, insomma, che per tutti è così, tendenzialmente no. Si Va può bene. comunque ancora recitare, ecco, in doppiaggio. Ok. Ancora recitare è anche bene. Ci sono tantissime, tantissimi esempi, insomma. Va bene, ultima domanda, poi passiamo ai videogiochi. Vai. Questa è una domanda personalissima. Adriana, Tino e me. Grande, grande Adriana, tieni me. Beh, vai, sì. No, 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 dimmi a ruota libera questo Tino. Bah, appunto una cosa che è venuta fuori un paio di anni fa, grazie appunto a De Agostini che ha prodotto quei format lì e quelli che abbiamo fatto fino a quest'anno. Ed è un'altra cosa carina, insomma, mi avevano chiesto, io ho fatto in passato tanti anni di teatro ragazzi, insomma, quindi ho anche, insomma, animato dei pupazzi, non avevo mai fatto un'esperienza televisiva con appunto un pupazzo, poi di quel tipo lì, insomma, tipo Muppet, insomma, creato tra l'altro dalla Jim Henson, che è quella che li produce, che li ha inventati. Ed è stata una bella sfida, un bel percorso che ancora dura, nel senso che ovviamente animare un pupazzo e ovviamente dargli la voce facendo tutto contemporaneamente è molto bello, molto divertente, una bella sfida e insomma, sono venuti anche dei bei prodottini, ecco. Adesso quest'anno è il
terzo anno che giriamo una serie appunto simile che si chiama A tutto tino, che praticamente insomma vede protagonisti insomma di questo format solamente i pupazzi. Da quest'anno c'è anche l'ingresso di un pupazzo nuovo, una pupazza femmina. Quindi oltre a Tino, Ciuffetto, e c'è anche questa Polly si chiama. Ed è una bellissima esperienza, anzi che spero di continuare, insomma, perché è molto bella, molto positiva, e poi è divertente, insomma, lavorare in studio, ecco, in quella dimensione lì è molto bello. Quindi possiamo dire ai bambini che sotto Tino ci sei veramente tu, un uomo barbuto che muove. Esatto. Che è un po' come Babbo Sotto Tino, Natale, questo. esatto. Non è Babbo Natale, poi dopo si toglie i vestiti e c'è uno appunto, magari con la canottiera, con la birra, insomma, quello lì. Va bene, passiamo finalmente ai videogiochi. Allora, mi hai detto che sei un gamer. È un po', sì. Infatti adesso appunto, appena terminiamo la nostra intervista, facciamo con la mia fidanzata l'ultima partita per questa sera, perché poi domani è molto presto, a un bellissimo gioco, Heroes of the Storm. Ok. Heroes of the Storm, grande, un gioco della Blizzard, molto carino, tipo League of Legends, Sì. insomma. Va bene, insomma, già questo è interessante perché voglio dire, io sono un profondo amante dei videogiochi, no? La mia grande passione, per cui l'idea di poter giocare ed essere lì dentro contemporaneamente, dentro fuori, immagino che sia abbastanza particolare come Sì, impatto. guarda, dopo un po' di anni magari che lo fai, poi dopo insomma ti vuoi godere il titolo e te lo giochi, magari vedi insomma se la cosa è uscita bene, ma poi comunque sì, è sempre una bella emozione, è Ok, sempre bello. allora tu fra i vari, scusa, tra i vari videogiochi che hai doppiato, ce ne sono tre in particolare che hanno avuto un successo piuttosto elevato. Uno è Darkness 2, in cui doppi la tenebra, Darkness, Mannaggia, in sì, cui me lo fai una ricordo. voce dolcissima, sembra un po' il Joker per certi versi, ed è una cosa che incute uno stato d'ansia totale. Fu tosto quello lì, fu tosto un bel po'. Cosa ti ricordi di quella esperienza? Beh, che primo che l'attore americano veramente aveva una voce fuori dal comune. Proprio adesso non mi ricordo chi è il voice talent che faceva la tenebra in inglese, ma incredibile, veramente incredibile. Quindi insomma io ci sono un po' andato dietro, però aveva un sacco di colori, era veramente un pazzo chi lo faceva, perché era molto poco effettato in realtà, quindi era cioè non c'era molta post-produzione proprio a livello di alti e bassi o di effetti esagerati, e quindi era incredibile e fu molto molto pesante, proprio perché appunto usava delle voci, ho dovuto usare molti colori molto esosi, ecco, a livello vocale. Quanto è difficile doppiare un videogioco? So che lo fate a nero, non avete le immagini del gioco, spesso non avete nemmeno la trama. Spesso sì, perché ovviamente i giochi sono sempre vuoi un po' per magari informazioni di privacy, che non vogliono che il gioco si veda, che non è, e vuoi perché essenzialmente molte volte il gioco non è ancora uscito, non esiste ancora, sta ancora venendo fuori, quindi magari loro registrano un botto di cose che poi magari vanno a cambiare o vanno a modificare, quindi a noi spesso e volentieri abbiamo soltanto appunto il riferimento della forma d'onda loro, e ci basiamo un po' su quello, un po' anche da lì poi vengono anche magari quelle storture, sempre meno in realtà, però tipo appunto quando che ne so, sei in una situazione buia, tutta segreta, dove tutti parlano a bassa voce, c'è quello che dice, ah, che urla, com'è possibile?
Proprio perché a volte, insomma, o non ci sono le informazioni, o devo dire che spesso anche le stesse case di produzione sono parche nel fornire a loro le informazioni necessarie per, magari per i toni, per il volume, per il tipo di conversazione. Non arrivano i file sotto, per grappoli di conversazione, quindi spesso noi non sappiamo cosa viene prima, cosa viene dopo, ma non tanto né per colpa nostra né per colpa di sintesi, di chi ha in mano, insomma, il progetto, ma proprio perché non ci sono, cioè ci sono soltanto dei file name e non possono essere recuperati. Quando tratti giochi da 500-700 mila parole, non puoi permetterti, insomma, di stare lì a vedere file per file quale corrisponde, quale è, quale si risponde. Ci sono certi giochi che sono veramente immensi, poi adesso sono sempre più grossi i progetti, insomma gli ultimi progetti, ma anche quelli degli ultimi anni, Assassin's Creed, i vari, anche gli ultimi, che sono veramente grossi, veramente, veramente grossi. Se non ti arrivano le cose e comunque la consegna ce l'hai dopo una settimana, te ne devi fregare, insomma vai un po', senti quello che hanno fatto e cerchi di accodarti un po' a quello che fanno loro. Veniamo al secondo titolo di cui vorrei avere le tue memorie, Adam Jensen. Ah, bello, bello, Adam Jensen Un fu... personaggio bellissimo, il titolo per chi non lo sapesse è Deus Ex Human Revolution, è di pochi anni fa, 2 o 3 anni fa, non di più, ed è un gioco in stile cyberpunk. Per cui il protagonista, che è questo ex agente segreto, ex SWAT se ricordo bene, modificato chirurgicamente per essere potenziato con impianti cibernetici, la base del cyberpunk fondamentalmente, si trova all'interno del classico complotto delle corporazioni, delle multinazionali e indaga con cybercrimine, interventi così. E ricordo che ha una voce molto particolare. Come la definiresti? Io la definisco in modo da neofita, me la ricordo strozzata, molto bassa, sotto sforzo, costantemente artificiale, perché comunque lui è metà finto come persona. Ma l'attore inglese appunto aveva sì, questa vocalità molto tendente all'afono quasi, e poi appunto essendo appunto eroe sopravvissuto ovviamente parlava con corde molto, molto basse. Adesso tra l'altro so che è uscito un trailer o più trailer di un nuovo capitolo, insomma, di Deus Ex, dove comunque sì, insomma, lui è anche una scelta un po' come, diciamo, il resto del gioco, è una scelta un po' ardita. Di solito appunto gli eroi, metti di giochi anche più famosi come Call of Duty o qualsiasi altro, Splinter Cell per dire, hanno voci ovviamente belle timbrate, belle basse, da eroe grosso, figo, che spara e ammazza tutti. E invece qua c'era una vocalità completamente diversa, più vissuta, più macerata, più graffiata. È stato molto bello, soprattutto anche perché i contenuti ovviamente del gioco erano veramente, veramente spettacolari. Cioè una grandissima riflessione proprio anche su quanto possano essere leciti o meno alcuni interventi sull'organismo umano. Un bellissimo gioco. Io purtroppo non sono capace di giocare gli stealth, per cui me ne sono guardato molto sui gameplay su internet. Però indubbiamente sì, era molto molto bello. E lì, in quel caso lì, avevamo anche diversi video in realtà, quindi alcune cose le riuscimmo a fare, tra virgolette, doppiate. E niente, fu una bellissima avventura, un bellissimo personaggio, proprio anche per ritrovare, per tentare, insomma, di restituire o perlomeno ricreare un po' quella
quell'atmosfera e quel tipo di vocalità lì, insomma, un po' sempre un po' tendente al malinconico, non da eroe vincitore vittorioso, ecco, lui Assolutamente. non lo era. Era comunque uno che, nonostante appunto tentasse di salvaguardare, indagare per il bene comune, comunque di sconfitte ne aveva avute. Tutto questo appunto nella voce inglese c'era. E insomma, per quello che ho potuto fare io, ho tentato di dare anche un po' di attenzione a questo, perché proprio è una delle parti fondamentali del gioco, oltre alla storia e anche all'azione, che appunto chi l'ha giocato mi dice che è molto, molto interessante. Ecco, Assolutamente, io l'ho giocato io. tutto, posso garantirti che è un gioco estremamente profondo, molto difficile, hai ragione, molto molto difficile. Ah, guarda, io sono durato 10 minuti. Io l'ho finito, Ecco, effettivamente ci sono tutti quegli elementi che dicevi tu, problematiche di bioetica, e insomma, diciamo che ecco, l'industria videoludica è cambiata radicalmente. Adesso si vende un prodotto che non è soltanto gioca, ma è gioca, rifletti, racconta una storia. Motivo sì, per cui anche il assolutamente. doppiaggio è così importante ormai nei giochi attuali. Cioè il prodotto che arriva ha anche un pubblico sempre più esigente, sempre più attento. Persone che si lamentano se il labiale non è preciso o se l'emozione non è quella che corrisponde. Come purtroppo è capitato in alcuni giochi, anche molto grossi, un personaggio che cambia voce durante le sue battute. Addirittura, Addirittura. nominamelo, che gioco è? Fallout 3 della Bethesda era un gioco, un sandbox con miliardi di battute, ma un numero impressionante di Sì, l'ho personaggi. giocato anch'io, l'ho giocato anch'io. E quindi poteva Bellissimo. capitare che durante una chiacchierata con i personaggi le linee di dialogo erano molte, perché si poteva parlare a lungo con i personaggi, e insomma l'interlocutore cambiasse voce a un certo punto, poi tornasse. Insomma, sembravano indemoniati, ogni tanto parlavano con un'altra voce. E negli ultimi prodotti, sempre della Bethesda, non è capitato perché probabilmente anche il parco doppiatori è aumentato per coprire quante più voci possibili. Però sì. Considera che dentro a questi prodotti sicuramente appunto anche c'è anche una sorta di adeguamento, come dire, anche a questo tipo di esigenze. Anche in inglese comunque questo tipo di prodotti comunque non può essere coperto da tante voci quante sono i ruoli, perché sennò sono giochi che contano 300, 400 personaggi, forse di più, tra chi magari dice tre battute a quelli principali, insomma. Poi anche lì, secondo me, un po' è definito ovviamente dal tipo di materiale, da come ti viene consegnato e da quanta la precisione ovviamente anche di chi ti consegna il materiale, non tanto per quello, io, come dire, mi sento sempre di difendere l'operato dei ragazzi di Synthesis, perché comunque conoscendoli anche da tanti anni so che sono anche loro prima di tutto degli appassionati, insomma, quindi è chiaro che, cioè, nessuno vuol fare un prodotto Certo. scadente o comunque così. Poi ci sono tante cose intermedie, vuoi anche proprio per le velocità di consegne e per l'imprecisione di alcune cose che ti arrivano. E l'impossibilità poi di veramente chiedere, avere spiegazioni, avere tempo per farlo, perché poi la cosa fondamentale di tutto è il tempo. Certo. Quando tu hai tempo per limare, come dire, dalla battuta un intero progetto, allora è chiaro che la cosa diventa molto più precisa, diventa molto diversa, insomma. Quindi sì, no, so che appunto poi li ho giocati anch'io dei prodotti doppiati veramente. Senti, veniamo, siamo quasi in chiusura, però bisogna chiederti ancora un paio di cose. Vai. Beh, due o tre. Beh, una veloce. Cosa vuol dire quando compare il tuo nome a fianco a personaggi vari di Assassin's Creed?
Personaggi vari. Siamo nella granata dell'inizio. Sì, esatto. Ma guarda, in realtà, per esempio, prendi uno dei più belli. Io ho giocato un po' il primo, il secondo, adesso che parliamo di Assassin's Creed, ho giocato il secondo tutto, che secondo me è il più bello in assoluto. D'accordo. Non ho giocato gli ultimi, che però mi dicono che siano molto carini anche quello. Però io già Brotherhood mi ero già rotto le palle, insomma, era tutto uguale. Ecco, Questo la per... mandiamo poi a Ubisoft, perché c'è tutta la Ah, no, comunità perché ridacchio. universale che gli dice che stanno facendo lo stesso gioco in continuazione e non ne può più nessuno. Beh, insomma, non sono, secondo me il migliore, il più bello era quel due là. Cioè, Assolutamente. Poi l'hanno portato a Firenze, ovviamente. porca miseria, ma poi la ricostruzione delle città, il fatto che dovevi andare in giro, bellissimo, bellissimo. Ecco, per esempio lì i famosi personaggi vari erano Menestrello, quello che canta per dire, o quello che ha il dialogo con la moglie che vuole portarla a casa, no? Ecco, questo è personaggi vari. Capitano poi diversi giochi, insomma nel gioco di guerra è chiaro che magari ti capita il Barks, cioè il soldato generico 1 che ricopre, magari ecco, sono previsti, che ne so, 5-6 soldati generici che ritornano poi per tutto il gioco, insomma sono sempre quelli. Quelli Chiaro. sono i famosi personaggi vari, ma in realtà va bene lo stesso, insomma. Va Non sono bene. uno che aspira a fare. Solo, anche perché poi la mia voce non è generalmente da protagonista, insomma, non è... io diciamo che nasco e vivo ancora come abbastanza caratterista, quindi ovviamente magari ecco, mi emoziono di più quando c'è qualche appunto carattere particolare o qualche appunto personaggio strano. Come appunto può essere per esempio Vaas, dove lì appunto caso vuole, insomma, che era magari diventato, però non è il personaggio principale, ecco, è uno dei cattivi, però ecco, lì hai la possibilità, insomma, di fare magari qualcosa di diverso, che forse si adatta un po' di più alle mie corde, ecco. Piuttosto che magari, che ne so, ecco, il protagonista di Assassin's Creed 2, dove credo fosse Novara, Renato, dove, ecco, io appunto quello che fa lui non lo posso fare, insomma, quindi lui è proprio bello in quel personaggio lì. Ma sì, cioè nel senso che è pulito, preciso, è l'eroe, ecco. E quindi, insomma, fa sempre bello comunque magari partecipare anche senza fare chissà che cosa. Va bene, allora veniamo appunto a quello che secondo me è il tuo personaggio migliore, e anche non solo secondo me, perché so che è amato in lungo e in largo. Io mi sono tirato giù la tua battuta più bella, poi ti chiederò di rifarmela uguale a memoria, Eccola là. ovviamente. Ti ho mai detto qual è la definizione di follia? Follia è fare e rifare la stessa cazzo di cosa ancora e poi ancora sperando che qualcosa cambi. Questa è follia. Mi fermo qua perché io non so recitare, ma Vaas è un personaggio strepitoso. Assolutamente un personaggio amato per la sua pazzia totale, per la sua coerenza all'interno della follia, e oggettivamente lo rendi in un modo strepitoso, nel senso che io ricordo di averlo giocato a lungo e c'era quel filo d'ansia costante quando appariva il personaggio nelle scene oniriche piuttosto che con questo cannone in mano, e non sapevi mai cosa avrebbe potuto fare. Poteva anche suicidarsi da un momento all'altro perché sarebbe stato nel personaggio. Insomma, è uno dei cattivi, uno dei villain migliori degli ultimi anni, assolutamente, nell'industria videoludica. Questo non lo dico io, lo diciamo in molti. So che hai fatto anche un documentario con l'attore che l'ha interpretato, giusto? Ma lui venne, credo che avesse una sorta di tour, proprio perché appunto era diventato così grosso, come dire, anche sia il nome, sia l'importanza, insomma, di questo personaggio. E lui so che aveva fatto appunto delle varie date in giro per il mondo per appunto presentare il gioco.
E ne fece una appunto anche in Italia, dove invitarono anche me insieme a lui, a Michael Mando. E allora appunto lì a Milano siamo andati e insomma abbiamo detto tre minchiate, lui è molto simpatico. Ed è brutto esattamente come nel gioco. È uguale nel gioco, è abbastanza basso, è più basso di me, grosso il doppio, cioè nel senso fisicatissimo, ed è pazzo, è proprio pazzo. È proprio un pazzo furioso e no, simpaticissimo, insomma. Raccontaci Per cui qualcosa se di ci... Vass, allora. Cos'è? Raccontaci qualcosa di Vass di questa esperienza, poi chiudiamo. Beh, guarda, anche questa è stata veramente molto complicata perché, appunto, per come cioè lui era stato preso, adesso poi queste storie ovviamente penso siano di dominio pubblico, lui era ovviamente stato preso perché aveva fatto quel provino lì e ha detto sì, questo è il nostro cattivo e quindi lo prendiamo direttamente così com'è. Quindi poi appunto gli hanno dato due dritte, gli hanno messo tutti i tracker, insomma, per fargli e le scene le ha girate fisicamente lui, parte insomma di quelle scene. E una delle sue caratteristiche terrificanti è che oltre a appunto urlare come un pazzo, a un certo punto quando urlava molto, aveva una sorta di distonia nelle corde, per cui insomma sì, aveva un suono veramente strano e cattivo. Per cui è stato veramente difficile ovviamente urlare come un pazzo per tutte quelle battute, uno cercando di stare ovviamente nei limiti della battuta che bisognava fare e rifare più volte, però ovviamente con questa che era ovviamente molto completamente fuori dalle righe. Mi ricordo appunto che Laura, che era la direttrice insomma del gioco allora, usciva da quei turni là che era devastata perché a forza di urlare e essere così, questa atmosfera insomma maligna, cattiva, terrificante, uscivamo che eravamo depressissimi, quindi bellissimo. No, è stata una grandissima sfida. Anche lì appunto non c'erano tutti i video delle cinematic, ce n'erano alcuni erano addirittura parte renderizzati, parte no, quindi non si sapeva dove guardava, come lo dicesse, a chi lo dicesse, perché poi magari non c'erano gli altri interlocutori, quindi è stato anche un po' un prenderci in alcune scene. E quella scena lì era quella invece, quella della definizione di follia, era quella del trailer, dove appunto i ragazzi di Sintesi mi avevano proposto per fare quella voce lì e che avevo doppiato nel provino che mi avevano fatto. Per cui poi dopo mi sono ritrovato poi dopo a ridoppiarla, ma in virtù di quel provino lì, insomma, mi diedero quel personaggio. Per cui sì, andò bene. Decisamente, no, decisamente bene, perché fa abbastanza paura, ecco. Anzi, se vuoi registrarmi, me la uso come suoneria telefonica, così. O meglio, come segreteria che risponde quando mi chiamano. Tostissimo, tostissimo. Va bene, comunque, considerando che tu sei sia Vass che Tino, voglio dire, hai fatto anche il gatto con gli stivali, lo so. Attenzione a grande mitico video, oddio. Vabbè, abbiamo fatto tutto, abbiamo veramente passato di tutto. Ma è bello così, più è vario e più è divertente, perché non sei mai fermo sulla stessa cosa, puoi sempre cambiare anche orizzonte, cioè il cambiare personaggio poi appunto è una cosa molto divertente, che dà sempre vitalità, ecco, anche in quello che fai o in quello che pensi. E
E pensare appunto di essere arrivati non è mai giusto, insomma. Magari hai acquisito delle esperienze, ma mettersi sempre un po' alla prova, comunque cimentarsi in cose diverse, è una cosa fantastica che ti mantiene vivo come attore e anche come persona. Quindi, insomma, altre sfide nuove le prenderemo tutte se ci saranno, ci saranno. Va bene, Francesco, io direi che con questo possiamo chiudere. E ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità. Grazie a te. Ti chiedo se vuoi fare un saluto agli amici di Nerdando. Sì, allora, cosa posso dire? Un saluto a tutti gli amici di Nerdando e ricordatevi com'era la battuta, mannaggia? La follia, aspetta che devo cercare. La Ah, e follia è ricordatevi fare. che follia è fare e rifare la stessa cazzo di cose ancora, ancora, ancora e poi ancora. Era così. Più o meno, sperando che qualcosa cambi. Sperando che qualcosa cambi. La prima volta che qualcuno mi ha detto questa cosa, non lo so, che cos'è che dice? Allora, aspetta. Boom. Ratatata. Il primo che mi ha detto questa cosa, non so, credevo che mi prendesse per il culo, allora boom, gli ho sparato. Il fatto è che aveva ragione. Poi ho iniziato a, ce l'ho tutta, eh? E poi ho iniziato a vederlo ovunque guardassi questi idioti di merda, ovunque guardassi a rifare la stessa cazzo di cosa, ancora, 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 ancora. Era Bellissimo, bellissimo. difficilissima, difficilissima, mo me la devo andare a rivedere. Va bene, dopo te la Vedere passo. Oppure mi registro mentre la dico. Esatto. Va bene, grazie mille. Grazie a te e niente, a presto, fammi sapere tutto. Va bene.